Allora, Resist Attack all'infinito, Resist Death per un turno e causa Brain Damage, Egg Chance. Ok, questo farà danno? Se ti lancia 10 special a turno, forse. Chi più 2 attacca def 160, edizione attacca def 120 quando performa una special, edizione attacca def più 20 per ogni special performa al massimo di 80, edizione attacco più 100, lancia una edizione attacca che ha egg chance essa special, great chance di stannare al nemico attaccato se prima ad attaccare. Oddio, un po' difficile. Nemico attaccato meno 30% attacco per 3 turni, edizionare chi più 2 e ha egg chance di evadere gli attacchi nemici se secondo o terzo attaccare. Ecco, questo già è più utile. Great chance per fare un crit quando il nemico è attack down. Lancia additional super attack quando c'è un nemico che si chiama Goku. Peccato per il fatto del primo slot, perché fa veramente schifo. Primo slot voi non lo metterete mai, e quindi non avete mai quell'additional attack. Peccato. Ah, finalmente, dopo un quarto d'ora di reset. Che bello. Ce l'abbiamo il re, ce l'abbiamo. Il re. Abbiamo pure il best linker. Vai Hit, siamo tutti contenti. Metto primo slot, eh, per vedere questi danni pazzurdi. Allora, 200.000 def e non schivo. Ricordate che sto qua c'ha solo def. Non c'è DR, non c'ha guardia. Mi pare che non c'ha manco il dodge. Me lo sono già dimenticato. Ah, da secondo e terzo slot c'è, cioè per dodge, giusto, sì. 50%, figurati. Ah, lui c'è la special contro Goku. Vabbè, facciamo una special in meno, che te devo dire. Devo usare Hydro perché sennò siamo morti. Io lo posso mettere prima e faccio Ghostasha, facciamo così. Vediamo un po', tanto contro Goku si prende solo la special in più, non c'ha buff di danno. No, quindi in realtà il danno che fa adesso lo farebbe anche contro Goku, contro chi cazzo gli pare. Vediamo un po', io non è che ci faccio tanto affidamento. Deve lanciare 4 attacchi per full setupparsi, 4 special, 7 e 4. Ok, però il danno già è decente almeno. Certo, poi ti parte la build di qualcosa, l'ha stannato, giusto per. 7 e 4, boh, full setup starà sui 10, se gli va bene, comunque un 80% in più. Guarda, se state messi male, 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 come PC Torneo del Potere, barra Universe X. Ancora, ancora. Se potrebbe quasi giocare. Se state contro un Goku che è debuffabile. Tipo, come ho detto prima, Goku blu e quello là Kaioken nel Blue Zone. Se può fa. Però a parte quello, diciamo che c'è di meglio. Se è un boss è debuffabile, sto hit ve lo portate, siete contenti. 30% di drop per 3 turni, se ti lancia un altro te ne fa un altro, più che può stannare. Se in specie mi pare che è in passivo. Non è malvagio, certo, lo devi trovare un boss che te gli puoi fare tutta sta roba, però se lo trovi sei contento di giocarlo, ecco. Però peccato, perché comunque, ok, secondo terzo slot c'è il dodge, ma un misero 50%. Evidentemente comunque è da abilitare sto coso full add e il resto crit, forse per massimizzare i danni in generale. Però se poi non lo fate alt, non sfruttate il buff che si va a dare. Molto situazionale la cosa. 239 e Goten è stunnato, quindi mi prendo solo l'attacco di coso. Ah, pure lei è stunnata, quindi non mi prendo nessun attacco. Allora lo continuiamo a setupare. GG, tutti stunnati. Però mi prendo, no, facciamo così che c'ho Trunks al centro che non è stunnato, giusto? Sono tutti stunnati tranne Trunks. Ok, facciamo così. Tanto basta che noi lanciamo special, continuiamo a setupparlo. Guarda qua, Team Full Stun. Questo in road un tempo sarebbe stato rotto sta roba. Un personaggio che ti stanna, ti droppa l'attacco per 3 turni e poi lancia più special. Porca troia, in road se ne mangiamo a colazione. 6 milioni e 100. A
Vabbè, carica di meno perché non è primo slot. Ha stannato Trunks. E vedi, comunque l'utilità un minimo ce l'ha. Deve lanciare ancora due special. È un po' lento per il setup. Se non c'è Goku contro, ci vuole un po' di tempo, però. Se dovesse uscire qualche evento dove dovete buffare, ricordatevi di sto hit, ecco, mettiamola così. Poi per il resto. Skip, tasto skip, 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 skip. Devo mettere gli androidi a ruota, così c'ho pure il buff. Gironno, Saronno. Non lo trasformo per povertà sti ragazzi. Poveri cristi che si devono beccare sto mostro. Ai, Videl è ancora bava stannata. Figurati, buonanotte. Anni fa si sarebbe stata nella brega. Dokkan Fest col Vegeta potrebbe essere più scarso del Vegeta buffer colore, che funziona uguale a Orb anche lui. Cioè, ha un'utilità diversa. Un'inutilità diversa. Ecco. Comunque però veramente fa ridere sto team. Avessi messo qualche altro stun, cioè full team stun, Gine stun, Hit stun, Goku Hit pure mi pare che stunano forse. Veramente full team stun. Vabbè, ci guardiamo giusto il full setup, il turno con il buffer e possiamo anche chiudere, anche perché letteralmente non... Ok, c'ho stacchi infinito d'attacco, non è che ti carica 20 milioni a special. Anzi, per arrivare a caricare 20 milioni ti serve un evento un po' lunghetto. Oh, ok. Non mi faccio perdere troppo tempo. Allora, Goten è stunnato. Trunks come sta messa? Trunks figura se viene stunnato. Allora, difesa 271. Man mano si sta setappando, ma non basta. Ad esempio dobbiamo usare item qua. Se no, mi brecco una specie su hit. Sono morto. Perché da primo slot non c'è il dodge. E questa è una vera cazzata. Se voi mi mettete da primo slot, fa più danno. Ma se non gli date il dodge, io come lo metto primo slot? Con un miracolo forse. Sette. Ok, gli manca un altro special per il full setup. Vediamo se la fa. Col cazzo. Bravo hit, ok, 11 milioni. Cioè, a livello di danni, se siete contro un Goku può arrivare a tirare 4 special a turno, che per essere un PG torneo non è male. Il problema è tutto il resto, che deve essere contro Goku, deve essere primo slot, deve giocare con Goku hit per l'incadecente. E buona. E il personaggio dovrebbe essere anche debuffabile dall'avversario. Se riuscite a fare tutta sta roba, lo potete giocare. Ecco, molto semplice. Ma dopo ci guardiamo l'ultimo turno, tanto abbiamo finito. Ci guardiamo il turno col Buffreon. Hit stunna perché quando ti colpisci non capisci più un cazzo. No, vedi solo la sua testa, che è un grosso cazzo. È tutto solo. Poche restrizioni, sì, pochissime. I video su TikTok su Spark e Zero fanno i team full gigante e Chaozu. Ah, quello Chaozu in realtà è gigante dentro, che ti aspetti? Che pensi? Se siete lì, sì, se c'hai il boss preciso preciso per lui è fattibile. Assolutamente. Se c'hai letteralmente tutto che quadra attorno a lui, perfetto. Finiamo un attimo qua, ci vediamo all'ultimo turno con il buffer. Vabbè, starà sui 13 milioni. Tu pensa che se non lo metti primo slot, lo metti secondo, ok, che guadagni il 50% oggi, ma perdi tipo 2-3 milioni di danno. Che su un personaggio che non ne carica tantissimi è abbastanza impattante. Grazie Goten per essere morto per una giusta causa. Ultimo turno, pazzesco, special all'inizio, wow, amazing. Oh, quattro, allora io non guardo, non tiro item, mi voglio prendere questa special in bocca. Vedete quanto tanca, non ha né guardia né DR. Non tanca ragazzi, non tanca, io già ve lo dico, Lo sto facendo per lo showdown dell'ultimo turno, quindi comunque dopo questo non lo vediamo più, quindi amen, lo faccio per lo show. Però comunque i danni li fa, no? Quello è l'importante. Ma il tone, mamma mia, quei 14 milioni. Però sono tanti, per essere un free to play torneo, diciamo. Contro Goku, tu immagina che era ancora un'altra specie, erano 15 milioni, Però, vabbè, qua la specie non se la deve mai prendere lui. L'ho fatto per lo show.
Però dai, è simpatico. Ripeto, ti becchi il boss che è stunnabile e debuffabile, GG. Oh, però solo 600.000, eh. Pensavo peggio.